Hai visto come fanno a farlo? È un po' come il nido di vespe. Però, non è ancora finita l'azione, perché quando mettono il miele dentro qui, il miele è ancora molto umido, per cui subentra l'azione delle api operaie ventilatrici, che sono lì tutto il giorno con le ali a far vento per asciugare il miele, per asciugare l'umidità in eccesso. Quindi il miele deve essere a norma, deve avere un'umidità per resistere a lungo, per non scadere come succede, deve avere un'umidità pari o inferiore al 18%. E qui c'è anche chi li asciuga il miele, capito? Cioè, uno lo porta, uno lo fa, uno lo asciuga. Poi ci sono le api operaie, le ancelle che abbiamo visto che sono vicino alla resina. Ci sono le nutrici, api operaie che nutrono le larvette, i piccoli, a base di polline che sono proteine vegetali. E dopo 21 giorni nascono le nuove api. Non nascono piccole come noi esseri umani, che poi diventiamo sempre più grandi, guarda lui come altro, ma nascono già adulte, pronte per lavorare. Infatti subito dopo la nascita si riposano una mezz'oretta e poi incominciano a lavorare. Il primo lavoro che svolgono è pulire bene la celletta da cui sono nate. La devono pulire bene e disinfettare bene, perché l'ape regina, prima di deporre un nuovo uovo, va a guardare bene in profondità. Se non è stata pulita bene, non depone l'uovo, perché potrebbe nascere un elemento infetto, magari non sano, per cui lo depone solo se l'ape che è nata l'ha pulita benissimo. Quindi la regina si affaccia, guarda, è pulita benissimo, infila la coda, depone l'uovo, il quale uovo appena deposto, il primo giorno sarà in verticale, il secondo giorno si piegherà a 45 gradi, il terzo giorno cade in orizzontale, si rompe l'uovo e esce una larvetta. È come un cagnottino da pesca, una larvetta, che fino al nono giorno continua a svilupparsi e al nono giorno riempie tutta la celletta. Quando la celletta è piena, a 9 giorni dalla deposizione, viene fusa con uno strato di cera. Lei continua a svilupparsi, diventa pupa e al 21esimo giorno si rompe lo sportellino di sopra ed esce la nuova. Hai capito, Tommy?